Amici di InvestTV, buongiorno e ben ritrovati con quello che è l'appuntamento quotidiano con le strategie operative dei mercati. Allora, dopo un paio di giorni di pausa, dopo la premiazione avvenuta in occasione di IT Forum Milano dello scorso 27 novembre, riprendiamo quest'oggi il nostro percorso. La seconda sfida, dunque, tra la squadra gialla e la squadra azzurra è finita, con la vittoria sia sul fronte del punteggio che della performance della squadra gialla. Per qualche settimana ora staccheremo e cambieremo leggermente il format, così come è avvenuto dopo IT Forum Rimini. Infatti non avremo più due trader in gara, ma ogni giorno per appunto qualche settimana andremo a vedere quella che è la view su un determinato sottostante di un trader che andremo ad alternare. Vi ricordo che la squadra gialla ha vinto con 67 punti di performance, dunque davvero complimenti a tutti i 10 trader che hanno fatto parte del team. Quest'oggi avremo proprio quello che è stato il migliore di tutte le due le squadre per quanto riguarda la performance aggregata, sto parlando di Giorgio Pallini. Innanzitutto direi di andare a vedere come stanno andando i mercati. Inizio di ottava positivo per Piazza Affari, attualmente il nostro FTSE MIB fa segnare un rialzo di quasi lo 0,6%, a sostenere, a trainare le quotazioni non solo del FTSE MIB ma anche degli altri indici del vecchio continente, i buoni dati macroeconomici giunti dalla Cina, in particolar modo per quanto riguarda l'indice PMI che ha battuto le attese degli analisti. Dunque si mantiene un atteggiamento costruttivo e positivo sulle borse, da capire se questo avrà la forza di durare da qui fino alla fine dell'anno. È iniziato ufficialmente con quest'oggi il mese di dicembre, dunque ultimo mese dell'anno. Questo è l'attuale contesto. Noi adesso andiamo subito a collegarci con Giorgio Pallini a vedere se appunto è in collegamento con noi. Giorgio, ci senti? Sì, buongiorno Riccardo, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli amici di InvestTV. Allora, innanzitutto complimenti, direi di andare a fare il assunto su come sei andato nel corso di questa seconda sfida di InvestTV. Hai partecipato 8 volte, ma soprattutto hai ottenuto una performance aggregata di 32,67 punti percentuali sui 67,16 della squadra gialla, miglior trade più 13,88%, che ti classifica poco alle spalle di Michettoni, per lui che è stato il migliore sul fronte del singolo trade, più 14,71. Hai avuto ovviamente anche delle perdite, il peggior trade ha portato a una flessione dell'1,73%, ma se andiamo a fare il sunto di quelle che sono state le tue operazioni positive e le tue operazioni negative, hai maturato una performance media per ogni tua partecipazione, e ricordo hai partecipato 8 volte, del 4,67%. Te li ho già fatti in occasione della premiazione di IT Forum a Milano, ma te li faccio nuovamente, davvero complimenti. Allora Giorgio, grazie mille Riccardo, ancora una volta. Ho già detto nella intro della puntata odierna che il modello cambia per qualche settimana, non avremo più la sfida tra la squadra azzurra e la squadra gialla, ma andremo a chiamare di giorno in giorno un singolo trader. Dunque, quest'oggi su cosa vuoi iniziare? Quali sono le tue considerazioni? Oggi direi di iniziare sul cambio euro-dollaro. C'è tantissimo movimento questa mattina sul mercato. Intanto una piccola parentesi, ti ringrazio Riccardo per avermi ospitato ancora una volta nel contest, ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito a vincere questa gara di squadra, ringrazio chiaramente Fontove, poi che dire, sono felicissimo, vincere tra questi grandissimi esperti del mercato è sicuramente una grandissima soddisfazione per me. Per quanto riguarda il mercato, questa mattina siamo sui nuovi massimi storici per quanto riguarda i futures americani. Gli indici stanno spingendo fortissimamente al rialzo, abbiamo l'S&P 500, il Nasdaq, il Dow Jones sui nuovi massimi, come detto, e a ruota stanno seguendo anche gli indici europei, perché Riccardo, il DAX in questo momento si trova sopra i 13.300 punti, in questi ultimi minuti un pochino di ritraccio, ma è andato anch'esso fortemente al rialzo, proprio come hai anticipato tu in apertura di collegamento, sui buoni dati della manifatturiera. Prima cinesi e poi su buonissimi dati anche dell'Eurozona. Poco fa è anche arrivato il dato dell'indice dei diritti di acquisto proprio della Germania, anch'esso positivo, e insomma continua questo clima di riscon sui mercati dopo un leggero consolidamento che c'è stato nelle scorse settimane. È vero che gli indici europei sono ancora all'interno dello stesso trading range che perdura ormai da inizio novembre, infatti il DAX è ancora qui tra i 13.100 e i 13.400 punti, il nostro FTSE MIB, Riccardo, correggimi se sbaglio, si trova in questo momento in area 23.000
400 punti circa, ed anch'esso resta ancora qui all'interno di questo trading range abbastanza ampio. Come detto, gli indici americani continuano a performare sui nuovi massimi storici. Fin quando durerà questa finestra temporale così di forte respiro al rialzo, è difficile dirlo, però dovremmo essere verso la fine di questa salita, anche perché diciamo che dall'inizio dell'anno i grandi fondi ormai hanno acquisito il 30%, il 25% di profitto rispetto all'inizio dell'anno, quindi dovremmo trovarci verso questa fine, di rialzo, anche perché siamo proprio a poche settimane dalla pausa natalizia. Ecco, stiamo proprio vedendo il grafico del DAX tedesco, vediamo le quotazioni dell'indice teutonico proprio in forte pressione su quelli che sono i massimi di periodo. Direi che per l'appunto bisogna tenere a mente che, ok, sono forti indicazioni rialziste e anche in generale il mood e le motivazioni di base sono a favore del mercato azionario. Tuttavia, forse è stato molto interessante, molto costruttivo l'allungo registrato dai minimi di inizio ottobre, un po' più di cautela se non altro perché mancano pochi giorni al momento in cui i grandi fondi andranno a chiudere questo 2019, ricordiamo le chiusure anche per questioni fiscali legate banalmente anche ai bonus dei gestori, avviene prima della chiusura dell'anno tradizionale, dunque prima del 31 dicembre, indicativamente si avviene intorno al metà del mese di dicembre la chiusura, dunque da lì si potrebbe magari assistere a qualche nuovo movimento, tuttavia in questa fase si mantiene costruttivo assolutamente lo scenario. Ascolta, Giorgio, mi dicevi che quest'oggi ti stai focalizzando sulla parte valutaria, sulla componente valutaria, in particolar modo sull'euro-dollaro. Qual è la tua view sul cambio e soprattutto quali sono i livelli da attenzionare e le motivazioni? Sì, allora, diciamo subito che come anticipato mi sono esposto sul cambio euro questa mattina, anche con tutti gli iscritti al club. Ci siamo posizionati proprio in vendita sul cambio euro dollaro da area 1,1019, con uno stop alle perdite a 1,1035, quindi sui massimi di questo mini trading range che va avanti ormai dal 21-22 novembre. Ed un primo profit, un target, Riccardo, posto in area 1,10, 1,09,95, dove andare a prendere profitto su metà della posizione per poi poter seguire ancora questa discesa. Se lo riusciamo a vedere magari su un grafico giornaliero, È si già un grafico intravede proprio. giornaliero. Ok, grazie. Si vede proprio come innanzitutto dall'inizio dell'anno va avanti questo trend ormai in discesa costante per quanto riguarda l'euro-dollaro, ma nello specifico a cavallo tra ottobre e novembre, e questo lo si vede ancora meglio su un grafico sia settimanale che mensile, si è acceso un target in area 1,08 a seguito del doppio massimo mensile registrato in area 1,1175 all'incirca. Infatti il massimo di ottobre e di novembre è posto proprio in quell'area di resistenza, ripeto, all'incirca 1,1175, da dove è partita dall'inizio del mese di novembre questo nuovo ribasso, che ha avuto un primo impulso in area 1,10, una fase di rimbalzo proprio circa una decina di giorni fa, e poi di nuovo ci troviamo in questo momento di nuovo in una fase di ribasso che potrebbe andare a puntare, come detto, come primo target 1,10. E poi attenzione perché la perdita dei minimi del mese di novembre aprirebbe ad una nuova fase di discesa verso area 1,0950 all'incirca, diciamo per prendere un po' la figura piena, e poi un'eventuale perdita di questi minimi, quindi di 1,0950, allora ci riporterebbe il cambio euro-dollaro sui minimi ormai degli ultimi 2 anni, e quindi un target posto a 1,09 e poi chissà forse anche più giù. Ma procediamo step by step, anche perché lo ricordo sempre, io sono un trader che utilizza la price action, quindi sono molto attento a quello che è l'analisi del prezzo. Tendo un po' ad escludere inizialmente i vari indicatori, anche i cicli temporali, proprio perché attendo sempre le rotture, sia delle resistenze che dei supporti. Per cui, in caso di discesa, attenzione proprio all'area che comunque si apre appena sotto 1,10. Sì, vediamo anche qui il grafico proprio con un time frame settimanale, dunque ogni candela rappresenta una settimana di continuo
Contrattazioni e tornando indietro di un mesetto, dunque di quattro candele, escludendo quella appena iniziata, si vede proprio un pattern che è ribassista per molteplici motivi. Da un lato la tenuta di questo livello resistenziale matrice statica, che vediamo essere stato testato addirittura per un mese intero. In secundis, quello che rappresenta tipicamente un engulfing che sembra proprio confermato dalla candela di un paio di settimane fa, con il massimo che ha rappresentato il pullback. Lo vediamo anche andando proprio a tracciare questa trend line. Lo vediamo, pullback e da lì nuove vendite. Così come abbiamo visto nel corso della passata ottava, il cedimento di questa trend line rialzista. Dunque, sembra nuovamente un setup ribassista per quanto riguarda le prospettive dell'euro-dollaro. Giorgio, forse bisogna tener conto comunque anche di quelli che sono gli equilibri non solo geopolitici, ma anche di politica monetaria, nel senso, vero che i segnali vanno in un'ottica ribassista, però probabilmente bisogna avere chi vuole aprire delle strategie short, deve comunque monitorare con particolare attenzione la gestione delle proprie operatività, perché immaginiamo quello che possa essere il sentiment e l'umore anche di Donald Trump in caso di un apprezzamento eccessivo del dollaro statunitense nei confronti dell'euro, ma anche di altre valute, perché questo va a indebolire gli Stati Uniti sul fronte dell'export. Sì, considerazione assolutamente ragionevole e giusta. Anzi, aggiungo di più, nell'ultima, diciamo, macroanalisi che avevo svolto sul finire del mese di luglio, avevo preso in considerazione anche quanto hai appena detto, però andando un po' contro quella che era il sentiment della maggior parte degli analisti. Infatti, già a metà luglio si parlava di ritorni in area 1,16, 1,18, 1,20 addirittura, mentre la mia view andava proprio a cercare un target in area 1,0850. I minimi sono stati quasi raggiunti perché forse il cambio si è fermato una 20, forse 30 pip sopra questo target. Anch'io avevo in mente questa tua considerazione, ma al tempo stesso mi ero posto un po' più a favore della Banca Centrale Europea, soprattutto in ottica uscita Mario Draghi, che secondo me aveva un po' impostato questa politica monetaria, che comunque ormai va avanti dall'inizio del 2018, di deprezzamento dell'euro contro le altre valute. Infatti questo modello sta procedendo, secondo me verrà portato ancora avanti da Madame Lagarde, che tra l'altro oggi è attesa ad un discorso, mi sembra nel primo pomeriggio, intorno alle 15, ma al tempo stesso, come dici benissimo tu, l'amministrazione Trump vuole riportare un dollaro un po' meno debole proprio per far fronte a quelli che potrebbe essere un rallentamento dell'economia americana, che non è di fatto ancora in atto, perché anche qui la manifatturiera americana è sui livelli massimi di tutti i tempi in tema di occupazione e di produzione industriale. Questo anche perché, nonostante la guerra commerciale che ormai perdura da oltre un anno, il dollaro si è deprezzato e quindi magari contro la maggior parte delle valute, e quindi magari sta portando ad una spinta alla produzione, ma nella fattispecie contro l'euro-dollaro invece si sta apprezzando troppo. Infatti siamo tornati sotto, ormai sotto area 1,10, mancano pochi pip anche questa mattina. Secondo me, Riccardo, il trend continuerà ad essere a favore, nello specifico sul cambio euro-dollaro, del biglietto americano, quindi debolezza di euro ancora per qualche settimana. Non lo vedo così basso, come magari altri indicano in area parità, in area 1,0 quindi, ma potrebbe ancora perdurare questo momento di debolezza che, ripeto, ormai va avanti in maniera lampante dal marzo-aprile del 2018, ma anche in questo 2019 che sta per concludersi, il trend è decisamente discendente. Si potrebbe tornare, come detto, sui minimi di settembre, di ottobre, quindi in area 1,08 e 80, 1,08 e 50, ma anche qualcosina più giù. Potrebbe anche darsi che il target a 1,08 venga addirittura preso prima del periodo natalizio, anche se parliamo di una discesa da qui comunque importante nel giro di poche settimane, addirittura un meno 2%, quindi forse è un po' troppo ottimistica come target per le vendite. Come hai detto tu, comunque ancora qui su un'area di supporto decisamente importante, perché oltre che soglia tecnica è anche una soglia psicologica. Perdere nuovamente 1,10 sul cambio euro-dollaro potrebbe innescare davvero delle vendite pesanti nel giro di poche settimane. Siamo un po' a vedere, l'importante è lavorare sempre con
magari un'ottica intraday sul cambio, sicuramente euro-dollaro, perché è il cambio principe dove vengono le maggiori fluttuazioni, i maggiori scambi di volumi, e quindi lavorare con degli stop abbastanza stretti, cercando di non incappare in un controtrend anche giornaliero. Perfetto, Giorgio, ascolta solo una cosa, magari se ci ripeti quelli che secondo te sono i livelli da attenzionare quest'oggi e poi andiamo in chiusura. Sì, come detto, noi siamo già esposti in vendita da 1,10 e 19. Il target, lo stop, scusate, alle perdite è posto a 1,10 e 35, quindi poco sopra questo trading range che si sta sviluppando dal 22. Un primo target in profitto a 1,10 e poi vedremo come si svilupperà la giornata, perché dovessero arrivare delle accelerazioni, allora seguiremo il trend anche fin sotto i minimi di queste ultime settimane, quindi per andare a cercare un secondo target a 1,0950-55, ma attenzione, come detto, già ad area 1,10-1,1002, perché lì una possibile rottura innescherebbe delle nuove vendite al ribasso. Perfetto, grazie mille Giorgio e ancora una volta complimenti per la tua performance di questa seconda sfida di InvestiV, lo ricordo nuovamente, più 32,67% in 8 partecipazioni. Complimenti, complimenti, complimenti. Ciao Giorgio. Grazie ancora Riccardo, un abbraccio a te, un saluto e un buon trading a tutti gli amici che ci seguono. A proposito di trading, amici a casa, vi ricordo, sono davvero numerose le alternative che avete per sfruttare i movimenti di mercato con i certificati a leva fissa di Fontobel, certificati.fontobel.com. Per scoprire l'intera gamma, se andate nella sezione prodotti, trovate sia i leva fissa certificate che i cover warrant, che sono gli strumenti che meglio si adattano alle strategie di trading. Guardate, proprio tra i certificati a leva fissa trovate sia azioni italiane ed estere, molto numerose anche le azioni che hanno come sottostanti società quotate a Wall Street, ma anche indici azionari di borsa, materie prime e il Bund tedesco. Per quanto riguarda gli indici azionari, in particolar modo vi ricordo che potete prendere posizione anche quando i mercati sono chiusi, i mercati americani sono chiusi come in questo momento sull'S&P 500 piuttosto che sul Nasdaq 100 o il Dow Jones Industrial Average, ma sono anche altresì numerose soluzioni che vi permettono di andare long o short con diversi livelli di leva in base alla vostra propensione al rischio sul DAX, l'Eurostoxx 50, l'Eurostoxx Banks o il FTSE MIB, il FTSE 100, guardando all'Europa, passando altresì per lo Stoxx Europe 600. Andando invece in Giappone, lo vediamo poche volte perché è ovviamente anche una questione di orari, andiamo in onda dopo la chiusura della borsa di Tokyo, ma è anche la possibilità proprio di scambiare e negoziare quattro strumenti sul Nikkei 225. In questo caso vediamo due strumenti long e due strumenti short in entrambi i lati con una leva 5 o 7. Dunque tutte le diverse specifiche, le diverse possibilità di trading offerte da Fontobel le trovate su certificati.fontobel.com. Potete tranquillamente selezionare l'ISIN che meglio si adatta alle vostre esigenze, copiarlo e andarlo a inserire all'interno della piattaforma del vostro broker online e da lì iniziare le negoziazioni. Dunque, grazie per averci seguito in questa prima puntata della nuova settimana di InvestiV. Vi ricordo, come spesso accade, anche quest'oggi, il lunedì del trading, alle ore 11, webinar che vedrà protagonista questa settimana Marco Tosoni. Dunque, vi aspetto fra 40 minuti in diretta su money.it. Buona giornata intanto.